Situata in una posizione privilegiata, Benidorm è una nota località balneare della famosa Costa Blanca. Chiamata anche la Manhattan del Mediterraneo, è diventato un riferimento turistico in termini di sostenibilità e inclusione. Benidorm è la prima città spagnola con il certificato di destinazione turistica intelligente. Innovazione, accessibilità, trasformazione digitale consentono un migliore utilizzo di tutte le sue risorse. Scopriamo insieme tutti i dettagli. La mobilità sostenibile è la chiave di svolta per una città che va da 180.000 abitanti a quasi 500.000 in estate. Muoversi con un veicolo elettrico è un'ottima opzione. Benidorm ha infatti circa 10 punti di ricarica per il rifornimento di energia pulita. E anche gli hotel non vogliono essere da meno in questa rivoluzione verde. Negli ultimi 4 anni l'investimento negli stabilimenti alberghieri è stato di 300 milioni di euro. Questo ha permesso investimenti in termini di energia rinnovabile, macchinari più efficienti e migliore utilizzo delle risorse. Che permette un miglior approvvigionamento dei risorse. Il 25% degli alberghi utilizza già l'energia rinnovabile. Questo hotel ha la più grande installazione fotovoltaica della zona. Si alimenta grazie all'energia solare, costose infrastrutture che aiutano a ridurre i costi di consumo e l'impronta ecologica. La sostenibilità non è però tutto. Per essere una destinazione smart serve anche altro. Sam Nottingham arriva dal Regno Unito. Da 15 anni passa le sue vacanze qui a Benidorm. Ha scelto questo posto non solo per il clima caldo e le magnifiche spiagge. Adoro Benidorm, è molto facile muoversi, puoi andare ovunque, non è difficile spostarsi. Quando sono arrivato qui la prima volta, molti marciapiedi non erano ancora molto pratici ed era più difficile andare in giro. Ora le cose migliorano di anno in anno. L'inclusione non è solo una questione di superamento delle barriere fisiche, ma riguarda anche l'accesso alle informazioni. Quico Saval è un non vedente. Ha lavorato a stretto contatto con le istituzioni per creare mappe tattili per far conoscere la città a tutti. È un diritto che tutte le persone possano godere di un posto, di uno spettacolo o di altro. La difficoltà nel visitare il monumento arriva dal fatto che, non potendo toccarlo, a volte non si riesce a capire com'è. Non ti puoi fare un'idea come si fa una persona che vede. Ma in fondo noi abbiamo le risorse turistiche più importanti e tutte in rilievo, in modo da poterci fare un'idea. Grazie alle nuove tecnologie, ora tutti possono accedere alla storia di monumenti e ai luoghi turistici in 6 lingue, semplicemente scansionando un codice QR. In questa parte staria la leggenda. Sì, esatto. Vale. Il lettore di codice QR encuentra un codice per scanear. In teoria, in ahí lo ha pillato. Qui siamo nella parte vecchia. Tutti possono godere del fascino di questo antico villaggio di pescatori che oggi può essere percorso da un capo all'altro sulle 2 ruote, grazie a una pista ciclabile di 80 chilometri. Le biciclette elettriche consentono ai visitatori di scoprire una nuova Benidorm. Quando i turisti vedono quanto è facile e veloce muoversi in città potendo parcheggiare la bici ovunque, allora noleggiano le 2 ruote per l'intero soggiorno. Non stanno nella spiaggia dell'hotel, ma si spostano lungo la costa. L'idea è di divertirsi in modo green, con impatto zero sull'ambiente. La minima guida possibile. Preservare il patrimonio culturale e naturale in modo sostenibile e inclusivo è il futuro di tutte le destinazioni turistiche. Benidorm è sulla strada giusta.